Buongiorno ragazzi, oggi mi sono svegliato e Angie mi ha lasciato. Se n'è andata, purtroppo è così, quindi l'unica cosa che posso fare è tenermi alla routine e continuare a fare quello che già facevo. E per fortuna oggi ho un allenamento di gambe che mi permetterà almeno di curare un po' di tristezza. Dopo l'allenamento vi racconterò meglio cosa è successo e perché se n'è andata e mi direte magari la vostra opinione, mi direte se posso ancora essere ottimista. Nel mentre però vi ricordo di iscrivervi al canale perché la mia gara si sta avvicinando e quindi ho bisogno di tutto il vostro supporto e vi ricordo di guardare le mie storie perché è lì che c'è il retroscena di tutta la mia preparazione per la gara di Las Vegas. Nel mentre quindi quello che possiamo fare è prepararci, andare in palestra e utilizzare questa tristezza come carburante per spingere in allenamento. Andiamo ragazzi! Iniziamo il nostro allenamento di gambe, mi voglio veramente spaccare, quindi spacchiamoci insieme e mi raccomando, scrivete nei commenti quello che pensate e soprattutto cercate di darmi la carica perché per la gara sarà importantissimo. E soprattutto oggi che sono un po' giù di morale. Dai ragazzi. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect. And I heard you know so-and-so, you not a threat. Cause I really know so-and-so, they like my family. So they go pretend that they cool till they busted your motherfucking chest. I'm getting gutted, my flow been like butter. My check in the bank, they see the number. All of my haters feel one of two ways. Really upset or they show some respect. I can't even think about it, I've been up, so read about it. No beat around it, straight to it, no ring around it. You coming for me, we'll see about it. We'll never see it when I kick my feet up. 100 meters where I run the fee up. And go ka-ching and I'm on a pee-up. I had to re-up on a reel so you stay defeated. And put it back into the bin cause I don't really need it. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. Put all their egos in check. You're not entitled to anything else. I get 10 years of this under my belt. Your art is an art, they don't feel it. And nobody hears it, and this shit is stay on the shelf. Your ego done got in the way. It gotta die today. It gotta go. You should be happy, I lighten the load. The weight of your arrogance, heavy as stone. I make an appearance, they already know. That chip on your shoulder gon' crumble and fold, yeah. It's not a secret that you have been fearing the shit that I'm on. So you back to the brag and the boast. But I'm in a class of my own. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, you know, flexing on me. Allenamento finito, quindi siamo venuti adesso al supermercato. Ho una ricarica, abbiamo fatto la spesa per tutto il periodo che resta prima della preparazione di Las Vegas. E comunque avevo un pasto libero da spararmi in questi giorni, me l'ho deciso di sparare oggi, mi faccio una ricarica dei carboidrati oggi. Perché? Perché è importante gestirsi anche l'alimentazione in modo da avere il massimo delle energie mentali e riuscire sempre a dare il massimo durante gli allenamenti. Quindi oggi sono un po' giù, sono un po' demoralizzato, quindi cosa faccio? Vado a ricaricare e facciamo delle pappardelle al ragù, ricetta italiana, quindi andiamo a casa e mangiamo. Finalmente a pancia piena vi dico cos'è successo. Angie mi ha lasciato, come vi dicevo, per andare in Polonia, per avere il visto per venire in America, a Las Vegas, con me alla gara di Natural Bodybuilding a cui parteciperò al Mister Olympia Natural. Quindi è andata in Polonia per provare a ottenere questo visto, purtroppo per la sua nazionalità, come sapete adesso in Russia c'è una situazione un po' particolare, quindi non è facile ottenere il visto. Fatemi sapere cosa ne pensate, io cerco di essere ottimista, cerco di pensare che lei riesca a venire con me a Las Vegas e che mi riesca a supportare anche nella fase finale poi di questa preparazione, negli ultimi 3-4 giorni. Infatti Angie mi sta supportando
costantemente nel corso di questi giorni, quando ho dei momenti di down dovuti alla restrizione calorica pesante e al livello alto di stress, mi riesce sempre un po' ad aiutare e a far continuare a fare questa preparazione. Quindi non vedo l'ora che torni, sono un po' giù, ma l'allenamento di oggi, gambe e questa super pasta al ragù che mi è piaciuta, direi, mi ha aiutato decisamente. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se Angie riuscirà ad avere il visto, e non dirmi che avevi pensato che ci eravamo separati nel vero senso del termine, cioè che ci eravamo lasciati dal punto di vista della relazione, anzi le cose vanno, come ti ho detto, da paura. Quindi ti ricordo di iscriverti al canale, di attivare le notifiche e di seguirmi su Insta, perché è lì che vedrai tutti i retroscena della gara, la mia preparazione, il mio allenamento, e soprattutto adesso ti saluto, devo andare perché dobbiamo vedere Dragon Ball.